Allora, è con estremo piacere che oggi noi di Libera TV possiamo dare il benvenuto a Giobbe Coatta in diretta con noi da Milano per parlare del referendum No Triv della campagna. Insomma, Giobbe Coatta, oltre che un grandissimo autore di libri, di teatro, un attore, è anche il portavoce nazionale dei Verdi, quindi non c'è persona migliore di lui per parlare di un argomento così importante. Innanzitutto, buonasera Giobbe. Buonasera, non mi sento benissimo, ma mica per colpa vostra, che io ormai c'ho un'età e sono quasi sordo, per cui ma tu vai, se non capisco te lo dico, vai. Ok, facciamo in modo di migliorare l'audio. Dunque, Giobbi, innanzitutto un quadro generale di questa situazione. La gente è sempre più lontana dalla politica, però per quanto riguarda queste cose che riguardano le persone, il territorio, le cose vicine, insomma, qualcosa si muove. Penso agli ulivi in Puglia, penso alle navi da crociera all'interno di Venezia e penso appunto a questa cosa, insomma, che in alcune delle regioni più belle d'Italia la gente le trivelle non le vuole. Tu cosa ne pensi di questo? Ma guarda, al di là dell'aspetto puramente estetico, che ovviamente ha anche un suo valore, non è che viviamo in un paese di una bellezza straordinaria, quindi continuiamo a fare l'impossibile per cercare di renderlo quanto più brutto possibile. E devo dire che per quanti sforzi facciamo, continua ad essere un bellissimo paese, per cui veramente siamo partiti da una bellezza assoluta, nonostante tutto. Detto questo, non è un fatto esclusivamente estetico, ovviamente, no, rimane. E ci sono una serie di condizioni, una serie di elementi che dovrebbero essere presi in considerazione. Uno di questi elementi, intanto, banalmente, è il fatto che il petrolio, io spero, ormai si sia capito che è arrivata la fine del suo percorso, dal punto di vista dell'elemento fondamentale per l'energia. Gli unici che non l'hanno capito, anzi l'hanno capito benissimo, ma probabilmente fanno il possibile per evitare che sia di dominio pubblico, sono i petrolieri. Continueranno a fare il possibile per arrivare fino all'ultima goccia, e su questo non c'è dubbio. Io continuo a sostenere che esistono Dio. Sai qual è la cosa bella dei Verdi? Scusa, parlo, passi, parlo in frasca, però sai qual è la cosa bella dei Verdi? È che all'interno dei Verdi si incontra un tapprice di dirigente che con una preparazione tecnica straordinaria e con i quali si riesce ad avere degli scambi di grandissimo, ad altissimo livello. A parte loro, io mi limito ad ascoltare, intendiamoci. Ed è tutta gente che è in grado di, non soltanto di dimostrare, ma di portare delle testimonianze vere sul fatto che esistono delle alternative. Esistono già da tempo, vanno percorse, alternative che vanno percorse. Allora la domanda è: vale la pena investire? Al di là di quelle che sono le posizioni politiche o le posizioni personali, ma vale la pena investire un quantitativo di denaro di quella portata per arrivare ad ottenere dei risultati che possono essere ottenuti a parità di investimento attraverso altri percorsi, attraverso altre fonti energetiche, probabilmente migliori di quelle che abbiamo utilizzato fino adesso? E probabilmente anche in grado di rinnovarsi, dice la parola stessa, giorno per giorno. Certo, infatti, Giobbe, quello che sembra più ridicolo, se non fosse grave, è proprio che è di pochi mesi fa la conferenza di Parigi, dove, come dicevi tu, tecnici, scienziati, persone che nella vita fanno questo, ci hanno spiegato in tutti i modi, innanzitutto, che i combustibili fossili non hanno nessun futuro, in secondo luogo, che il pianeta potrebbe morire, veramente, cioè una cosa che tra poco potrebbe succedere se non ci fermiamo. È ridicolo appunto che in Italia, cioè come sblocca Italia, cioè come qualcosa dovrebbe portare al futuro, si propone lo sfruttamento di energie fossili, insomma, ma siamo sempre più indietro degli altri. Sicuramente è così.
potrebbero essere risolutivi, ma prima di fare questi salti in avanti dobbiamo sfruttare fino all'osso quello che è stata, che sono state le invenzioni del Novecento, che sono state le rivoluzioni industriali del Novecento, cioè prima di passare alla terza rivoluzione industriale le lobby devono rosicchiare fino all'osso quelli che sono stati invece gli elementi fondamentali della seconda rivoluzione industriale. Certo, perché praticamente poi quello che viene promesso, si promettono posti di lavoro e occupazione, non dicendo che in realtà i posti di lavoro durerebbero solo fino a quando c'è la trivellazione, quindi a fronte poi di un guadagno in bolletta, eventualmente, semmai questi combustibili fossero trovati ridicoli, sembra quasi di sentir parlare il tuo personaggio, quello che seppelliva bidoni in Africa perché voleva vendere i cerotti anticancro, no? Questo modo positivino di porre le cose, non è che se non si fa quello i posti di lavoro non ci sono perché non si fa nient'altro, la speranza è che non si faccia quello a vantaggio di un altro sistema, di altri percorsi che garantirebbero altrettanti posti di lavoro. Non è che l'idea di usare dell'energia rinnovabile significa che nessuno lavora perché questa cosa possa accadere. Insomma, siamo sempre nel mondo, in quel mondo un po' fumoso di quell'informazione partigiana che lascia vedere o intravedere dei vantaggi da una parte e cerca di nascondere quanto più possibile i vantaggi che potrebbero esserci da un'altra. Ma d'altra parte l'informazione a sua volta, come dire, da parte di un sistema lobbistico che è parte del problema, diciamo. E quindi, insomma, stiamo continuando. A me mi spiace molto una cosa, che e questo lo dico sempre quando vado alle riunioni che ho alle convegni, no? Mi spiace molto l'idea che quando si va a una riunione di ecologisti, ma adesso lo metto tra virgolette perché è un termine anche un po' ridicolo, in ecologista, non entriamo nel merito proprio della dialettica e della sintassi, ma a me spiace perché glielo dico, ragazzi, noi che ci riuniamo tra di noi, siamo gli unici che sappiamo certe cose o che abbiamo voglia di saperle o che abbiamo voglia di raccontarcele. Il problema è raccontarle a quelli che non le sanno, a riunire tra persone che le cose già le sanno, che ci riuniamo a fare? Allora, lo sforzo non è quello di raccontarci tra di noi le cose, lo sforzo è quello di far sì che ognuno che ha una sua posizione e una sua convinzione, che non è soltanto una convinzione ideologica, ma è scientifica. Allora, ognuno di costoro che hanno un computer, un telefonino, un sistema per comunicare, ma lo faccia nei confronti, lo faccia verso chi invece questa voglia di sentirsi raccontare cose non ce l'ha, ma lo faccio in maniera serafica, lo faccio con affetto, con amore, con un sistema di comunicazione che deve essere non aggressivo, ma cioè, questo è dal mio punto di vista ovviamente, non un sistema aggressivo, ma un sistema che è legato proprio all'affetto, nel senso uno comunica al suo prossimo che ci sono delle condizioni che vanno rispettate, perché se no quel prossimo a cui stai comunicando le cose non ci sarà più. Certo, purtroppo in questo campo ci sono, diciamo, pochi individui in malafede e tantissimi pigri, questa purtroppo è un problema, è sempre stato così. Dunque Giobbe, ti faccio l'ultima domanda di carattere generale, poi chiudiamo. Il 17 aprile già 9 regioni, insomma, andranno a votare, sono la Basilicata, le Marche, la Puglia, la Sardegna, il Veneto, la Calabria, la Liguria, la tua Campania e il Molise. Ti chiedo un po' di polemica, visto che qualcuno, insomma, ti chiama il grillo dei Verdi, forse il grillo parlante. Il fatto che il governo non abbia unito le due giornate di voto, insomma, questo referendum poteva essere fatto insieme alle amministrative, magari molta più gente ci sarebbe andata, anche perché serve un quorum. Ecco, cosa ne pensi di questo? Forse c'è un po' di malafede anche qui? Già, ovviamente sì, adesso io non voglio entrare, anche perché non saprei come farlo, nel merito di chi
senza dover poi tornare a votare, senza dover farlo poi la settimana prima e poi tornarci la settimana dopo. E da tutto questo tende un po' alla confusione, certo, un po' ad allontanare la gente da quelli che sono i problemi e un po' a nascondere i problemi stessi, non soltanto ad allontanare la gente, ma far finta che i problemi non esistano. Certo, quindi insomma il 17 aprile prossimo tutti a votare sì per bloccare quello che nella migliore delle ipotesi è semplicemente uno scempio, una distruzione delle nostre coste, nella peggiore è continuare insomma su una strada sbagliata. La migliore delle ipotesi ha un suo peso, anche questa, da banale, migliore delle ipotesi ha un peso. Certo, certo. E confido su di voi e su tutti quelli che hanno una coscienza non soltanto ecologica ma sociale, certo, di comunicare il più possibile quali sono le ipotesi, quelle migliori e quelle peggiori. E noi crediamo che l'apporto appunto a queste campagne di persone come te, Giobbe, sia fondamentale, se non solo per il personaggio ma anche per... Anche per la cura. Noi di Libera TV ti ringraziamo per il tempo dedicato e ti auguriamo in bocca al lupo per tutto ciò che fai e per il tuo lavoro. Grazie.